difficoltà adesso, perché un difensore dell'Leicester alla svirgola, però sembrava che Schmeichel potesse intervenire, poi però il portiere danese avrà detto: non è che mi danno la punizione a due, l'ha lasciata scorrere, è ancora angolo. Eh sì, è bravo Smalling, perché è andato sul secondo palo, una palla un po' troppo lunga calciata da Pellegrini, che stranamente sbaglia, perché è veramente fantastico quando è a calciare le palle inattive. È stato bravo a rimettere questa palla nel mezzo, e di nuovo un calcio d'angolo, sappiamo che sono pericolosissimi. Ancora battuto! Abraham! Decimo minuto! Testa di Abraham! E la Roma in avvantaggio su azione d'angolo! Era nell'aria, sì, perché la Roma, dopo quei primi minuti di Mark Leicester, si è scatenata in avanti. E dai, è arrivato il gol. Io stavo notando, Massimo Orlando, l'atteggiamento dell'Leicester, che nonostante l'angolo teneva tre attaccanti fuori, e insomma forse anche presuntuoso, l'ha punito Abraham, ma che all'andata si è visto poco, anzi si è visto più in difesa che in attacco. Qua ha messo il sigillo, ecco, lui che è inglese, viene dalla Chelsea, che non ha mai segnato all'Leicester, ha segnato forse il gol più importante. Eh sì, assolutamente, fra l'altro lo dicevamo, concedere le palle inattive, calci d'angolo alla Roma è veramente pericoloso, perché Pellegrini ha un piede delizioso, te la può mettere veramente con i giri contati, e Abraham si è fatto trovare veramente al posto giusto, ha colpito con una violenza, non poteva farci niente Schmeichel, però devo dire che Leicester ha dato la sensazione di essere un po' in difficoltà sulle palle inattive con la Roma. Bene, 1-0 è quello che doveva succedere in questi primi 15 minuti, la Roma se lo merita, era partita davvero molto forte. Insomma, una po' tutte negli angoli portano alla difesa della Roma. Siamo quasi al 95esimo! Finale! Finale! A Tirana, il 25 maggio, la Roma batte il Leicester e sarà in finale, una finale europea per una squadra italiana. Sarà la Roma a contendere la Conference League, fra poco sapremo con chi, ma intanto affidiamo il commento al nostro Massimo Orlando. Una volta era una consuetudine, un'abitudine, no, per le squadre italiane arrivare in finale delle competizioni europee, ma ci mancava da tanto tempo, ci arriva la Roma meritatamente nel doppio incontro con il Leicester, ha meritato. Il Leicester, onestamente Giuseppe, devo dire la verità, mi ha un po' deluso, la squadra che anche stasera veramente non ha mai calciato in porta. La Roma, più squadra, più fisica e anche con più qualità, ha trovato il gol e poi non ha lasciato nessun spazio ai giocatori inglesi. La Roma arriva meritatamente in finale. Qualche lacrima anche da parte di Abraham, l'uomo che ha deciso il match. Io direi, prima di andare a Roma, vediamo se Prioreschi c'è il finale della partita di Marsiglia tra Marsiglia e Feyenoord. Giacomo Prioreschi. Sì, assolutamente sì, Giuseppe Bisantis. Marsiglia-Feyenoord è finita 0-0, quindi in virtù sarà del 3-2. Roma-Feyenoord. Esatto, in virtù del 3-2 dell'andata del Roma-Feyenoord. Feyenoord. Per carità, i ricordi qui a Roma non sono bellissimi, non parliamo ovviamente di aspetti tecnici, ma ricorderete quello che fecero i tifosi del Feyenoord nel centro storico della capitale. Si andrà in un'altra capitale.